Ciao a tutti ragazzi, io sono Riccardo Aldiglieri e questo è il mio secondo video su questo canale. Ho visto che l'altro video l'avete abbastanza apprezzato e spero che questo volerà ancora di più. È un video molto forte e significativo, ve lo dico già, perché vado dritto al sodo e vi dico di cosa parlerò. Parlerò del fatto che mi raserò completamente i capelli. E ora vi spiego le motivazioni che appunto sono collegate al momento storico e al periodo che stiamo vivendo, perché essendo tutti in quarantena, ovviamente i parrucchieri sono chiusi, non ci si può andare a tagliare i capelli, non posso andare a farmi il colore, quindi avevo già cercato di minimizzare gli effetti della ricrescita in casa facendo una tinta viola sopra, ma purtroppo adesso siamo arrivati veramente al limite perché c'è troppa ricrescita e il taglio è incolto, quindi ho deciso che mi libererò di tutti i miei capelli, per quanto io non avessi mai pensato di fare una cosa del genere perché ci sono sempre stato legatissimo. Ma ragazzi, in questo periodo di quarantena sto imparando veramente a capire quali sono le cose importanti, che non sono tanto le cose materiali, ma sono gli affetti, è riscoprire le persone care, è il riscoprire il piacere di un abbraccio, il piacere di un aperitivo insieme, il piacere di un pranzo condiviso. Quindi tutto il resto è diventato futile, uno in più. Io nel 2015 purtroppo ho assistito a un episodio scioccante, ovvero la perdita di capelli completa di mia mamma durante un cancro, perché ha avuto un tumore molto molto grave, un linfoma di non-Hodgkin nel 2015. Quella volta non ho avuto il coraggio di tagliarmi i capelli, di rasarmi perché non ero pronto, ma avrei dovuto farlo per solidarietà. Stavolta lo farò come segno che c'è bisogno di un cambiamento drastico e netto, come segno che andrà tutto bene, che ripartiremo più forti, come i miei capelli quando ricresceranno, che saranno più forti e spero più sani, perché adesso sono veramente rovinatissimi, anche perché ho sempre fatto molte tinte, quindi adesso vi porto con me a vedere che mi raso i capelli. Non vi potrò già dire la reazione che avrò, perché sarà sicuramente molto molto forte, probabilmente urlerà. Però basta che voi veniate con me a supportarmi, quindi seguitemi. Ci siamo. Non avrei mai pensato di avere il coraggio di fare una cosa del genere, ma è arrivato il momento e bella che non so neanche come si accenda. Ok. Hai Viene trovato, hai rosa. trovato, Ecco hai appunto, questo fa capire la mia capacità. Oddio, oddio Madonna, no, credo, raga, credo di svenire, non pensavo di stare così, mamma, 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 mamma. trovato. Devo ancora finire, aspetta. Pregate per me. Oh Jesus. Raga, sembra che stia piangendo, ma in realtà è allergia, state tranquilli. Anzi, devo dire che mi piace quasi abbastanza. Sembro un'anguria! I miei capelli cadono sulle mie spalle come foglie dei rami d'autunno. Devo fare un dubbietto sulla pelliccia. Una pelliccia praticamente, dei miei capelli che erano rosa un tempo. Comunque ripeto raga, non preoccupatevi, non sto piangendo per i capelli, ma perché è un attacco di allergia che mi sta venendo. Sembro un marine, un militare. Detto ciò, non sono ancora contentissimo della lunghezza perché volevo una cosa ancora più drastica e quindi adesso passiamo alla misura successiva. Per far vedere che ci provo, lo faccio Hai poi se provato? sei, esatto. Bello lato, ragazzi, dettagli da niente. Finito da anguria, a marin, a zucchina, è stato un attimo. Io spero di avervi fatto capire bene perché ho deciso di fare questa cosa, perché appunto è come se adesso in me fosse cambiato qualcosa, qualcosa di veramente importante, di veramente grande, e spero che il qualcosa che ha cambiato in me con questo radical change look possa cambiare anche nella situazione.
che possa cambiare tutto al più presto, soprattutto che possiamo uscire di casa, perché penso che non sia io l'unico a non farcela più. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like, iscrivetevi al canale, vi lascio i miei canali social qui sotto e posterò una foto assurda su Insta per far vedere il risultato, quindi mi raccomando andate a lasciare like, io vi mando un bacione. Mi raccomando, andrà tutto bene, a breve riusciremo a riabbracciare i nostri cari, ma nel frattempo state a casa.